Ionice ti dà una modalità per scegliere lo schermo, visto adesso. Oh, alleluia. Quindi c'è. Sì. Scegli tra il mio e il suo? Sì, ci sono tutti e due, ci posso scegliere quale vedere in teoria. Oh, ok. Capito. A posto. Direi che è perfetto così allora. Non so Fantastico. tra quale tra i due sta registrando, cioè quale registrerà dello schermo, ma perfetto. A me mi registra, a me registra il mio Oh, e a te perfetto. il tuo, penso, però non lo so. Allora, io sto guardando GBP Candle, sì, GBP Candle che ha creato sta wick in alto, se la sta rimangiando prepotentemente e vediamo un po' se riesce ad andare bearish o meno. Buongiorno, raga. Buongiorno. Buongiorno. Buondì. Andre, quando joini la live, che schermo vedi? Vedo il tuo, mi sa. Sì, a giudicare dalle chart, sì. Bianco? Sì. State condividendo in due? Sì, interessi. E Bruno, Solo hai uno. trovato l'opzione per così che ti fa scegliere chi dei due vuoi guardare. Opzioni, Però. appena apri opzioni ti dice vuole due schermi aprire. Sì? Ah sì, è vero. Figata. E siete dentro qualcosa? No, sto No. aspettando Euroudy, scusa, Dow Jones che esca da questo canale di ranging. Non so se stai guardando il mio, comunque tra 23.600 come prezzo di resistenza e 23.000 fa breccia su uno di questi due livelli. Provo a vedere per un break e retest nella continuazione. Euroudy mi ha fatto un break e retest a rialzo, rompendo una resistenza, era un setup perfetto. L'unico problema è che la candela che ha rotto non aveva le wick sopra per, sai, darti più sicurezza sul fatto che continuasse nel range. Ha già mosso 30 punti, quindi tecnicamente mi è scivolato dalle mani, va benissimo. E niente, adesso sto aspettando. Vorrei che Dow Jones rompesse e nulla. Capito. Loro invece stavano Invece. aspettando le sterline. Ok, si sto vedendo in sell o in buy? Più in buy saresti, no? Luca. Si è allontanato Luca. Io Io le sterline credo che rompa il supporto e scenda giù. Ok. Questo GJ. Appunto GJ sto guardando, ma vediamo. Io questa settimana GJ l'ho messo nel cassetto. Guardate la M5 per caso, guardate come sta Mandagli un gruppo, rimangiando il quando è così che gli body. vuoi far vedere qualcosa, te l'ho detto, copi il link, glielo mandi in chat e così loro se lo aprono. Perché magari, che ne so, Andrew sta guardando giù, almeno così. Nei dati della sterlina non c'è niente di strano, solo il bilancio commerciale con paesi al di fuori dell'Europa è molto negativo, però non è un dato molto importante, però sono gli unici due dati che si discostano dalle previsioni. Adesso non sto infatti guardando la tua chart, non ha mosso granché, penso. No, no. Ok. Comunque penso stia registrando la tua, perché se vado nei partecipanti mi dà il pallino rosso sul tuo profilo. Però sì, uguale, era giusto per dire. Dovreste farne due di registrazioni.
No, volevamo solo capire se, dato che stavamo condividendo tutti e due lo schermo, era una roba che stava facendo entrambi oppure a uno solo. Anzi, meglio che lo faccia solo a uno solo perché sennò sarebbe un disastro, dato che poi su YouTube ne carichiamo una. Non lo so. Oh, esatto, se volete due dovete farne due contemporaneamente, però in questo caso no, non ha senso. Gold si è iniziato a muoversi, ha dato un colpetto a rialzo. Se vai a vedere ad H1 quanto sta facendo ranging tra 42 e 57, mamma mia. Sì. In generale il mercato sta avendo più volatilità adesso. Perché stamattina alle 6 tutto fermo, cavolo. Giorni passati a quell'ora lì, ve l'ho detto, hanno fatto bei movimenti. Mi piace questo breaker retest qui su GU. Potrebbe dare un ottimo rischio per un ottimo rendimento, secondo me. A quel livellino lì sulla sinistra dove vedi che ha toccato la resistenza e ha chiuso bearish e poi dopo la rotta. Però tutto il range fino al prossimo supporto, magari da portarsi con dei... Ecco, proprio quello lì. Però tutto il resto da portarsi con dei break-even non mi dispiace. Caso Gold mi rompesse il livello chiave che fa da resistenza sulla zona di consolidamento 575, magari potrei provare a vedere per un break retest a formare nuovi massimi, però bisogna vedere se lo spread innanzitutto è basso e poi se si muove, perché al momento ho 4 punti, quindi potrebbe essere fattibile. Devo switchare un secondo connessione, vedo se non mi glitcha. Non succede niente di brutto, mi auguro. Ok.
GJ sempre lì, bullish, M15, chiuso bullish a questo. Andrea, tu stai guardando qualcosa di particolare? Adesso stavo dando un'occhiata a Euro al D perché sui livelli poteva aver dato una sorta di retest pochi minuti fa. Però sai che, come ti ho detto fino a... Sì, sì. No, vabbè, ma chiedevo così il giusto par. Fino a lunedì. Pausita. Io anche voglio vedere innanzitutto se questa M30 chiude bullish dando uno spike al rialzo come per dare segno di weak fill, e poi abbiamo un bel range da fillare, desse un'altra occasione di retest magari sul livello di resistenza che ha rotto, che vedi M30 H1, non sarebbe male. È vero. Conta che fino al prossimo livello dove ho sono tipo 80 punti. Tu non hai più lo schermo tu, Zoom, eh? Com'è? Tu non hai più lo schermo. No, perché voglio, se condivido anch'io, non vedo più il vostro, io voglio vedere anche voi quando state facendo. Ma infatti. Regia Picard, se l'M15 chiude bearish, me la conferma per continuare. Però al minimo M30 è lontanino. Nel massimo è stato breccato. Ne stiamo a confermare. 10 minuti mancano. L'M5 ora chiude bearish, però. Questo livello qua. Andando. Sta andando. Sta già andando. GU sarà bello che è andato. Ma no, GU al contrario è fermo. Ecco, siamo una bella chiusura bullish al di sopra. Andiamo a fillare tutto questo range. Invece per andare bene ci dobbiamo aspettare che rompa questo livello qua. È un supporto a M30. Quanti punti ha fatto dal retest del livello che prima lo vedevamo quando era bullish la candela? Tu che operi, cioè guardi anche M1, vai, guarda la chart che ti ho inviato, sì. Guarda che sembra che dà segni di ha provato ad andare in buy. Però poi guarda che man mano se la sta rimangiando tutto, come se stesse andando sempre più giù. Qua tu su questo livello dove stai guardando, è un livello che hai tracciato su che time frame? Adesso sono M1, però io l'ho tracciato esattamente... Il livello su cui si è appoggiato è un livello che hai tracciato su 4 ore, daily, weekly. M30, H1 pure... Ti consiglio di non fidarti troppo di quei livelli. Io, per esempio, quando entro su M1, sui livelli chiave, ma perché sono dei livelli settimanali, mensili, sono più grossi, perché quelli M30 H1 li invalida troppo, troppo facilmente. Infatti, se guardi quelli sopra che hai tracciato, guarda come li rispetta per tipo 1, 2, 3 minuti e poi boom, li invalida su. Fai occhio. Però mi dà quell'impressione, come se... Perché ha dato un colpo... verso i 134 788, però poi se l'ha rimangiato tutto di nuovo. Adesso vediamo cosa combina. Vorresti vedere che formazione ti dà, nel senso se riesci a tenere sopra quel livello e vedi che inizia, diciamo, a dare conferme di price action e inversione, no? Magari potrebbe essere giusto un'inversione per tornare bullish, però come ti ho detto, fai attenzione perché quel livello secondo me non è troppo affidabile. Vediamo come chiude, sto aspettando come chiuda M15 invece. Se mi chiude così, c'è una minima possibilità che c'è minima, già più ampia che scenda.
Euro UD è tornato a ritestarmi la resistenza, Sì. però Andrea, non so se fidarmi proprio per quel motivo che ti dicevo che ha chiuso senza weak e non è una resistenza su un livello chiave, c'è cioè una resistenza che si è formata alle 4 stanotte e adesso quindi non lo so. No. Perché adesso la sta Andare a posta long ora così, senza niente, già rompendo. da No, pazzi. infatti no. E infatti dicevo, guarda come la sta approcciando violentemente, come se volesse tornarci sotto, perché già se vedi M15, se chiude così, ha già rotto i minimi del corpo di quella precedente. Potrebbe anche tornare sotto e rompere quelli di quella ancora prima. No. La scalpata era all'inizio, quando ha chiuso l'H1, che ha dato un break retest, 30 punti di al rialzo e fine. Non è vero. Momento per magari tornare confidente per un'inversione di nuovo long, vorrei vedere innanzitutto magari qualche candela M5, M15 che chiude in versione bullish. Magari. Un minimo, diciamo. Tra l'altro io mi aspettavo Oh, può fare che... un bel fake out comunque, l'M30 chiudere all'interno del range, ritestare questa resistenza qui e poi continuare bearish. Di punti ne ha tanti perché abbiamo già detto che ne muove tanti, quindi questa chiudesse all'interno. Un bel fake out io lo vedrei abbastanza bene, tu Zome cosa ne dici? Anche perché la sta approcciando troppo violentemente per tornarci sotto. Gli acquisti sarebbero molto buoni, secondo me, per il range che vedi sulla sinistra. Il problema è che al momento non sta dando troppa confidenza per degli acquisti, anzi, ne sta dando di più per le vendite. Dicevo, Euro-UD mensile, Chiudesse mi questa qui. aspettavo facesse un weak fill di tutto quello spike che ha creato questo mese, invece no. Dovrebbe chiudere bearish, ritestare la resistenza, dare una conferma time frame basso basso e continuare fino in Yes. questa zona qui, primo take profit e poi vediamo un po' come si comporta. Mancano 5 minuti all'M30. Quanto spread hai tu su Euro UD? Un punto e mezzo. Ieri Italo mi ha scritto, mi ha mandato lo screenshot che tipo su GJ aveva, c'era scritto 15, no? Però non sapeva che era un punto e mezzo. Mi fa, com'è possibile? Come faccio a tradarlo? Quindi gli faccio, no, Oh stai tranquillo. Maria. Ci ha detto, no, stai tranquillo, sono un punto. No, E no, va guardate bene. GJ, raga. Una botta M15. Ah sì, come stavamo vedendo già. Partito. Più che partito è ritornato all'interno. Bruno, sarà l'ottavo sbadiglio che mi attacchi. No, questo era il mio. Ah, ecco. No, io non ho ancora sbagliato. Minchia, io c'ho sta roba proprio contagiosa. Ultimo giorno della week, vediamo di portarlo a casa. Ma in realtà venerdì esiste, comunque. Ma cerco, se riesco ad andare bene durante la settimana, cerco di evitarlo il venerdì. Ho calcolato la maggior parte delle volte che ho fatto la scelta di fare anche il venerdì dopo che una settimana era andata bene.
i risultati dell'analisi sono... Dici meglio tagliare il venerdì? No, boh, più che altro molte volte che magari avevo fatto una bella settimana fino a giovedì, il venerdì magari mi ero preso quello stop che mi dicevo chi cavolo me l'ha fatto fare. Qui siamo già abbastanza in basso, però se questa daily decidesse di continuare bearish, primo target, questo qui, e sarebbero tanti punti, tanti tanti punti. 130. Che valgono come 50 sul gold. Valgono quanto vuoi che valgano, basta aumentare l'ottaggio. Cittadino. Beh, non è la verità. Sì, sì, no, lo so, lo so. Cheat Paolo, non so cosa. Vera identità di Dino. Se chiude qua sotto, veramente un bel setup. Io lo sto guardando sul minuto come sta reagendo su quel livello lì. GJ invece sta facendo un bel fake out dal canto suo. Rimane questo range che però stanotte abbiamo modificato un po'. Un minuto, sì, ormai chiudo dentro. Mamma mia, che perfezione di fake out! Manca solo più lo questo? Spike. Equity. Sì. Beh, in realtà c'è questo livello. Lo stop loss è abbastanza enorme. Non è male, però perfezione è un'altra cosa. Aspetterei infatti la prossima candela che fa la wick sul tuo livello e appena vedo che rigetta su quel livello lì sarebbe... Anche G-CAD è da tenere sott'occhio che se rompe quella resistenza... È il setup appena c'è descritto subito stamattina. Il problema è che non la rompe, ci chiude dentro. EURUSD. EURUSD sta chiudendo sotto, ma non so voi. Sì, non di tanto in realtà. Sta chiudendo un po' sul livello. Però comunque non è male perché l'M15 ha rotto i minimi di quella prima. Sarebbe stato più simpatico avesse chiuso un po' meglio. Comunque è rimasto lì. UGC ha dato proprio una botta. Botta di vita. Questa H4 potrà andare bullish, sì, volendo potrà andare bullish, ha ritestato. GPK nella stessa situazione. Raudi sta provando a breccare, sta breccando. Sì. Tu, se stai guardando Dow Jones, sta arrivando nel tuo livello di prima. Non troppo vicino, ma sto provando perché questa M30 qui ha rotto i massimi precedenti, quindi... Mi aspetto che questa spezzi il livello. L'unica mia preoccupazione è che lo faccia con una candela che non mi dia possibilità di entrata. No, non conferma, possibilità di entrata, perché ho visto che molto aspetta spesso... adesso che viene un po' giù tipo qua e poi torna e fa resistenza ad M1. No, stavo parlando di US 30. Ah, boh, pensavo EURUSD. No, EURUSD è fin quando... Non sta dando troppe conferme decise, non so come dirti, lo vedo molto ballerino, non sa neanche lui se andare sotto e venire giù, ottenere e continuare più dopo.
Sicuramente un po' è ballerino. Dicevo Don Jones che ha spesso il vizio di che quando brecca uno dei miei livelli lo fa guarda come GK, scusa. E viene giù abbastanza violentemente. Guarda che roba. GK è il re degli stop. Ma ecco, diciamo che se adesso chiudesse di nuovo, perché io mi sarebbe piaciuto che questo M15, vedete perché è importante aspettare la chiusura delle candele, questa qui prima era tutta bearish, che rompeva la resistenza, se uno non aspetta iniziava a vendere, si trovava tutto dall'altra parte. Comunque se l'M15 continuasse di nuovo al di sotto di questo livello qua, chiudesse, sarebbe niente male. Ad H1 non ha infranto nessun minimo ancora, però quello dell'M30 nemmeno, solo un M15. GJ sta facendo la stessa cosa, Euroaud invece. Ripeto, sarebbe stato un bel fake out solamente che ha chiuso a livello e non sotto il livello, quindi non c'è conferma. Se uno proprio fosse convinto che il bias è bearish, può mettere il sell stop qui con lo stop loss al di sopra del massimo di dove è arrivata la candela, quindi nel caso in cui invertisse, continuare a prendere il movimento bearish. Però questo H1 ancora a livello del retest può ancora di nuovo flippare e continuare bullish. Nel frattempo GJ, Ma qualcosa mi dice che lo farà. GBP sta ritestando, mi sta rigettando leggermente. M5 in chiusura. Chiuderà. Anche perché mi sa che sono appena usciti dei dati, non so quanto importanti. Ma Alle 8, io... ma non, quasi tutti che contano niente. C'era il bilancio Esatto. commerciale con i paesi al di fuori dell'Europa, quello era molto più negativo delle aspettative, però diciamo che non è una cosa molto importante. Ho notato che GBP ha il vizio, capite quello che intendo, nel senso di rilasciare tante notizie tutte in un colpo assieme, cioè tipo il dollaro magari ne fa qualcuna al mattino, qualcuna in New York, magari un po' se c'è qualcosa della FOMC la sera, GBP invece le rilasciano tutte in un colpo solo, sempre, cioè, ho notato spesso questa cosa qui. Anche notizie economiche differenti tra loro, ma le rilasciano tutte assieme. M30 su Eurodi chiudesse bullish, secondo me la prossima la possiamo. Ottimo, ottimo, sarebbe fantastico se chiude bullish, è ottimo perché ha rotto la resistenza, qui ha chiuso bearish ma non all'interno del range ed è perfetto perché abbiamo movimento bullish, movimento bearish al di sopra della resistenza, se questa chiudesse bullish avremmo supporto, potremmo entrare in trade e mettere uno stop loss. C'è l'M5 che sta facendo la wick in basso. Fare inizialmente il weak fill di quei massimi lì che sono una trentina di punti e poi break even faranno il resto. Non è male come. Sì, l'unica cosa è che questo livello qui l'ho tacciato. Diciamo che il mio weak fill qua di primo target. Se ovviamente non ci andiamo già ora. Anche GU è ritornato dentro. Non lo sto guardando, però assolutamente sì.
Stanno andando a flippare, eh? Mm. Sopra c'è una resistenza. Si è formata M5, vediamo se flippano. Perché col livello, cioè con la liquidità di, della sessione in apertura, questa resistenza qua può tranquillamente brecciarla senza fare retest, senza troppi problemi. Però noi dobbiamo aspettare una conferma. Se questa H1 chiudesse in questa zona qui, aspettiamo un retest all'apertura di Londra e sarebbe veramente ottimo, sarebbe veramente un gran bel trade. Entrare in acquisto qui con uno stop loss qua sotto, un take profit qua in alto. EURAUD ha scelto cosa fare. Cosa ha scelto? Let's do this. Eccoli, quel sell stop sarebbe attivato al di sotto del minimo dell'M5. Questo qua in un attimo ti dà 13-14 punti. Infatti sto valutando l'idea di provare a rientrare magari in un eventuale retest del livello con... Ma l'M5, ecco, l'M5 sta per chiudere, magari se l'M5 dopo torna in zona... Esatto, proprio quella. Manca un minuto e mezzo, vediamo. Avrei uno stop di 10 punti. Sì, una decina, non sarebbe male. Però c'è anche l'M15 che chiude tra abbastanza, relativamente poco. GBP CAD sta pushando. Ok, l'H4 ufficialmente bullish. Potrebbe pushare, spingere fino alla resistenza. Vediamo un po' se questo M5 rompe la resistenza. O meno. GJ sembra che voglia continuare bearish, anche qui sempre un po' un peccato. Se livello l'H4 infine. Ok, l'M5 è aperto, ha dato un po' di colpo bullish. Beh, però così, aspettare per l'M15. Lo vediamo, io vado un secondo in bagno, 2 minuti, torno. Io ando, sto cercando di capire se EURAUD riesce a darmi il retest sul livello e provare a fare un'entrata. No, infatti non sarebbe male. Dow Jones è girato. Io ho mezzo punto al momento su EURAUD come spread.
Ci sono. Allora, l'M5 ha creato la wiki in alto, adesso vediamo come continua. DJ è sempre lì. GCAD stanno provando a pushare, però siamo di nuovo in questa parte di range, che non è il massimo. Tu Zom, hai visto qualcosa, hai fatto qualcosa? Stavo guardando anche io GCAD, ma lì dentro non lo vorrei prendere. Stavo guardando EuroD, che può andare sempre a fare magari il retest se non continua a crollare. Ha rotto anche questo minimo qua, il movimento è abbastanza, cioè la partenza del movimento bella che è andata. Okay. Questo punto qua l'unica cosa magari è aspettare l'M15 che manca un minuto, anche perché quella nuova poi potrebbe tranquillamente da qua tornare qua e andare. Che altro vedo già, perché adesso lo sto guardando sul minuto, che ha fatto 4 minuti di retest e con una candela, boom. Non dico che ha formato nuovi minimi, però già si sta curvando. Non lo so, vediamo come chiude l'M15, però... Sì, qua... Io, a meno che non mi torni a ritestare il livello, non penso di provare a fare un livello. Il livello è lo stesso mio, 74,7. Sì, esattamente. Sì, ho messo un proprio, perché se vai sul minuto ho messo proprio la zona, diciamo, di supporto del... Questa? Esatto, quella ho messo come zona proprio dove magari posso fare l'ingresso migliore, stop loss sopra quei massimi sì, lì, sì, sì. Che sono 10 punti. Però vedi, non vorrei già che si curvasse e continuasse a scendere, altrimenti lì dovrei mettere un sell stop sotto i minimi di quel candelone bearish per provare a prendere tutto il movimento. Però al momento sta pushando. Allora, l'M15 GJ è bearish, però... Allora, questo range qua di stanotte vale poco. Io per sicurezza metto un sell stop, non vorrei, stop, sai, che venisse un sell stop. No, un sell stop sotto i minimi di quel candelone bearish, in caso, sai, 74,5. Esatto, però lo metto con uno stop ristretto, troppo ristretto. Perché mi è capitato spesso che a volte va a fare il retest così e poi bam, con due candeloni continua a venire giù e lì dico cacchio, non sono riuscito a prenderlo nel retest, almeno potevo prenderlo nella continuazione del trend. Allora, se questo M15 tornasse bullish e rompesse questo massimo qua, potrei pensare a entrare in buy stop, siccome Londra sta per aprire e quindi ci sarebbe la volatilità per andare oltre questa resistenza qua. Se continua bearish invece, aspettiamo e vediamo se rompe il supporto. E GJ la stessa identica cosa. M15 ha chiuso. Ok, M15 sta andando a fare il retest. Adesso lo tengo sotto controllo sull'M1, che voglio proprio prenderlo. Sempre EuroD, sì. Sì. Ci sto focalizzando perché è quello che si sta avvicinando di più a un eventuale setup. Sì. US 30. Dorme. Eccolo lì, vedi che lo sapevo. No. Peace off. Non mi ha ancora preso l'ordine, ma sapevo che il porco avrebbe fatto un movimento del genere. Se chiude l'ordine, così L1... l'ordine l'ho messo un po' più sotto lo spike del candelone bearish precedente per onde evitare, sai, che magari qua dove... non stai guardando il mio schermo, vero? Preso adesso, no. Il tuo ordine in teoria, esatto. È stato affillato ora. Esatto, adesso sì. Io ce l'ho fatta a prenderlo in alto. Bravo. Bene. A 74,6,13. Ottimo, Gabriele. Top. Qua, quando l'M1 ha chiuso bearish. Solo che non avendo toccato il mio livello non mi sono troppo fidato ad entrare lì, ho detto... Sì, ho messo 3 pip di stop. Sì, anche io non ho pochi, dato che è un sell stop, solo che
Ora voglio che dia un colpo un po', per, un po' deciso. Deve darlo adesso. Adesso mai più. Io aspetto. Stai tranquillo, Bruno. Ha tutto il tempo per fare tutti i movimenti. Allora. Cavolo, GBP Cad è l'unico che non sta rigettando. GJ sta rompendo i... cioè sta approcciando ai massimi di quell'M15. E lo sta facendo anche GU, che adesso non ho la chart aperta. Però non è niente male, GU. Mamma mia, cos'è? Solamente che questo livello che approccia per comprare voglio una chiusura sopra. Se questo H1, come dicevo prima, push a chiudere di sopra di questa resistenza che diventerebbe supporto all'apertura, non sarebbe niente male. Una sorta di movimento del genere. Se questa chiudesse bullish al di sopra. Comunque, quanto ti avevo detto, tipo, vai, cos'è, un minuto prima che facesse, ho detto perché sono preoccupato che magari vada a dare il colpo per poi continuare. Pum, si è girata, ha dato il candelone. È un round infame. È sempre lì. GJ, è lì che push, sta approcciando. Perdonatemi raga, non vi ho sentito chi era che era su ROD, che l'aveva preso su, Gabriele, sa chi era? Gabriele. Io, Gabriele. Oh, ok, bene, bene. Io ti ho seguito, Zoom. Tu che sei, Gabri, tu che sei posizionato un po' meglio, ti dico, dato che magari sarebbero già una decina, adesso non so preciso da dove sei tu, di pips. Okay. Parziale, break even. Sì, ha fatto 13 punti, infatti. E dovrebbe bene o male arrivare fino a supporto. In un modo o nell'altro. Se l'H1 chiude bella bearish... Però bisogna tenere in considerazione che se l'H1 chiude bearish, quella nuova può andare a ritestare questo livello qua di 74,7 e poi continuare. Quindi se si mette il break even si viene probabilmente stoppati. Io ti dico, molte volte preferisco che magari mi stoppi il break even e poi mi dia magari una possibilità di entrare di nuovo che tenerlo proprio aperto, che ti prenda la loss. GBP CAD sta andando. GBP CAD la nomino coppia parkour, cioè proprio su, giù. Stop di qua, stop di là. Ma perché in una situazione un po' di ranging, capito? Il trend, come vedevamo da ieri, inizierebbe al di sopra di questa zona rossa. Perché poi inizierebbe a prendere questo movimento bullish, creare nuovi minimi, e ci sarebbe questo trend da specchiare da questa parte. E in questo momento qua, in una situazione un po' di ranging, non è proprio il massimo. Però se questo M30 chiude bearish così, adesso l'M15 avrà rotto il minimo, sì, lo ha rotto, e si può pensare di shortare, cioè questo range, primo range, 20 punti, 30 qua, dobbiamo ancora aspettare. Infatti, GG sta avendo un po' di pullback. Non ha rotto il massimo dell'M15, l'eventuale buy stop sarebbe stato al sicuro. E per il momento siamo così.
Gold sta pushando. Abbiamo avuto un nuovo aumento di contagi in Italia. Ma ieri non ho guardato. Niente peggio del solito, mi sembrava. Ma... peggio è, ma non peggio magari delle scorse settimane, che ogni giorno, madonna, usciva il bollettino, era da impiccarsi. Più 1195 casi ieri, e al 7 erano più 880. Sì, 10-15% in più. Al 6 era più 1900, quindi... però conta con che occhi ci vedono. Questo vediamo, che di prima. Infatti fa scassare tutti i meme sugli Stati Uniti, che fanno se non sei uno Stati... non sei gli Stati Uniti se non sei primo in tutto, anche nei contagi. E donne. E Donny che dice, siamo, vedo la luce al fondo del tunnel. Sì, sì. Ma quindi ci può ritestato, sta rigettando. Cioè, l'M30 che però sarebbe questo M15. GCAD pure. Ha toccato esattamente il supporto, che è un pelino in alto. Così. Dai body di queste candele. Ok. Anche a voi ha dato un gap EURAUD? A me l'ha dato. Se te l'ha dato su TradingView sicuro, anche a me. No, 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 su MetaTrade. Lo vedo. Ma è M1, è poca roba, però... perché forse non ce l'ho aperto, aspetta. Gli è scivolata dalle mani, però. Sì, anche a me. A me okay. No, a me no. Con che broker sei, Gabri? IC Markets. Ah, ok, allora ho capito, perfetto. Ci abbiamo tutte e due lo stesso. Upla. Ecco. Oh, dai, meno male che scende. Kaboom. E dico, io a una decina di punti parzializzo già. Poi il resto farà da solo. Eccolo così. Adesso. Così mi piace. Mi ha fatto un po' tribulare, però su quel livello. Ma dove quando avevo... è arrivato qua, scusa, lo stop loss dove l'avevi messo tu? L'ho messo sopra, ho messo 10 punti che sarebbe dove è entrato Gabriele. Io avevo lo stop dove lui era entrato, perché preferivo prendermi lo stop lì e piuttosto rientrare in un altro ritracciamento che lasciarlo più largo. Io sono entrato a 74.520 e lo stop ce l'ho. Ora lo sto cambiando perché lo metto a break even. Aspetta, che segno. Sei lì a 15 punti. Ecco, infatti allora. 15. Chiusa una, cioè chiuso metà. Metti le cuffie, vabbè, tu. Comunque si sente il rumore. Ah, pardon, scusate. Fai tu, ma non cambia. Bravo Zuzi. Ti dico, Bruno, mi ha fatto un po' tribulare quando vedevo che stava dando rigettazioni su quel livello, che qualche candelina ha chiuso bullish, ho detto Io lo 0,04 io ho messo anch'io. Io ho aperto un lotticino, infatti ero un po' preoccupato per quello, più che altro perché volevo chiuderlo abbastanza rapido, sai, per evitare che schiaffone. Eccolo. Bene, così. Piu, piu.
punti, chiude M15. Un minuto e mezzo. Chiude la varia. Apre Londra, veramente. Chiude in effetti. Chiude M30, chiude M15, tutto. Allora, vediamo un po'. GJ cosa combina? Chiude proprio qua in mezzo al nulla. Se decide di dare un'ultima pushata con l'ultimo M1, GKD invece crea questa candela bullish a supporto che non è granché, diciamo. Siamo sempre un po' nella range, dovremmo rompere almeno questo livello qua, ma stiamo avendo pullback. Io su GJ ho un supporto segnato a 134,83. E lì continua a rimbalzarci adesso a time frame bassi. Sì, lì è nella range qua. Se vedi su zoom tra i due. Ok, l'ultimo M1 sta pushando. Però questo M30 non so se flippa. È andato molto bullish, cioè, ha spinto molto l'ultimo minuto. Quella McKinsey bullish, adesso va tutto bearish. Va a ritestare lì. GP cade. Chiuso con l'H1 bullish supporto. GJ è un bel fake out, però c'è questo livello qua che non mi fa impazzire. Un M30 è bearish, comunque questo M15 non ha rotto i massimi, se uno volesse proprio entrare potrebbe mettere un buy stop, però comunque bisogna tenere conto di quella resistenza lì, perché è una resistenza ad H1. Ora Audi ha dato una trentina di punti, adesso sta ritestando un pelino da H1, non dovrebbe continuare fino al fondo. Lo spread che un po' si allarga, io sono abbastanza vicino al break even, infatti... No, dovrebbe fare ritest e continuare fino in fondo al range. Ecco, così mi piace. Zuzzi. No, più che altro perché Bruno, ho parzializzato sì, però... Sono un po' più confidente nel tenere un po' di lottaggio grosso, ecco, vedi, aperto. Oh, dai. E vada, ecco, così, boom. Questo mi piace, così mi piace. I like it. Si può chiudere qua perché c'è questo livello. C'è un po' di rumore. Ok, GG sta vedendo di flippare bullish, mentre GCAD va esattamente dal lato opposto. La struttura di GVCAD non è male, però... C'è ancora questo supporto. E lo stop loss, non saprei dove metterlo. In più, H1 non ha rotto quei minimi. Quindi GVCAD niente. GJ invece ha rotto i massimi dell'H1 prima e si inverte così per salutare tutti i compratori. No, ok, rimane bullish. Ecco GJ, stavo dicendo GJ, by stop, cazzarola. Un Jones mi ha fatto breccia, signori, proprio in questo momento. Sta ritestando il livello. Quindi... Allora, il trade di GJ in buy stop. Non mi ha dato granché tempo. Mamma mia. Ma se qualcuno ha preso il buy stop, questo trade è andato.
Ritesta livello. Per andare bullish però mi serve una chiusura al di sopra di questo livello qua. Gela per colpo, adesso di nuovo lì, quindi GK dovrà flippato. Bella rognosa questa sessione su GBP. In generale, però. No, beh, Rodi è stato perfetto, ha fatto tutto quello che abbiamo detto. Don Jones lo sto aspettando e mi ha invalidato di nuovo il livello. Rodi, io chiudo il 90% dell'ultima posizione e lascio solo più l'ultimo break even perché mi sta facendo innervosire. Perché ogni volta che mi si avvicina al break even è un red number. Vabbè, quelle sono secondarie. E cioè adesso voglio provare a vedere Don Jones se riesco a prendere l'ultima posizione sul break retest. Comunque, il M15 qua è andata. Se qualcuno fosse poi entrato sul flip dell'M30 qui, quando avevo detto di mettere il sell stop con limit al di sopra del massimo della candela, erano 12-13 punti di stop. Una quarantina, diciamo che. A una trentina ci si poteva già accontentare. Euroud comunque M5 ha fillato la shadow precedente, quindi potrebbe continuare ad andare tranquillamente. Troppo veloce Don Jones. Mi ha dato il break retest, ma non ho avuto il tempo fisico proprio per aprire l'ordine. Non so se qualcuno di voi lo sta guardando, intendo quel break retest che ha fatto ad H1. Ok, ho provato una posizione. Stop loss sotto i minimi. Vediamo. Primo target. Weak fill del massimo creato con il break ad H1 e poi break even per la formazione di nuovi massimi. Mandarmi la chart nella chat. Sì, più che altro te la manderò ad M1 per farti capire. No, mandamene due. Uguale. Ok. Allora, GJ. Ok, GVCAD sta provando a rompere questa resistenza di nuovo, vediamo se sto giro ce la fa. Okay. E te arriva anche H1, perché sennò sembra che... Ah, ma a parte che Silver l'avevo già aperto stamattina. Okay. EuroD sembra voglia tornarmi contro. Pare. Tanto se break even, no? Sì, certo. Sì. Non sia mai che un break even faccia un bel po' di punti, guai. Vietato. Vietato proprio. Sono un break even semplice, col cacchio, che ti vado su. Mi autodistruggo alla prima occasione.
Eccolo lì. È andato? Quasi weak fill, infatti sto per... aspetto ancora solo l'ultimo colpetto per completarlo, perché sai... Però devo sempre ricordarmi la maledizione del mercato. Ma scusa, 23.657 dove hai il take profit? Sì, sarebbe proprio i massimi creati da quell'H1. Quanti punti sono da qui a lì? Allora, qua sul setup mi insegna 560, essendo un indice penso che siano 56, però dato che no, sono... Non lo so. Mi sembrano tanti. Più che altro... Guarda, scusa, un'unghia cos'è? Boh, vedi come ti muove in base al lottaggio. Lottaggio è come se fosse tipo uno 0-10, una partita 2. Cioè, se mettevi un lotto, come fosse un lotto, 50 punti ti dava 500 euro? No, non penso. Penso che sia proprio diverso. Okay, comunque cazzo, mi sono perso GJ chiacchierando. Ho chiuso Don Jones. Basta. Raudi sta pushando. Comunque, tipo Rabo, con questo movimento di Don Jones, come se avesse aperto uno tipo uno 0-10, mi ha fatto esattamente 17 euro di profit, ne avevo due. Quindi, non so, devo contattare un attimino il broker per chiedergli bene come funzionano il conteggio dei pip e il valore. Che altro. Sì, sì. Perché tecnicamente, essendo uno 0-10, sono 17 euro sul Forex, è come se fossero 17 punti, però qua... Sono io ho preso un ingresso su GJ. Sta pushando bene. In che euro di ha pushato di brutto invece? Sta venendo giù, sì, lo so. Infatti sono a 40 punti. Guarda GJ, guarda GJ, oh, guarda GJ. Damn, nigga. Guardalo. Damn, bro. Sto chiudendo 20 punti, ragazzi. Non vi dico. Sì, no, io lo so già. Scasso. Bene. Ah, mamma mia. Bene. No, lo so già. Ho chiuso tutto, ora più 2500. Folle. Folle. Oddio, GJ. Ma poi sul buy stop, cazzo, raga. Mi è andato lì un attimo. Beh, ragazzi, questo trade su GJ è chiamato... Folle. Ma stamattina l'abbiamo chiamato tutti. Euraudi, chiamato, andato. Tentarò, GJ... fammi fare solo il breakdown, così... Grande mi rabbi. Rimane se poi rabbo che Zuzzi. Madonna, l'hai preso Bru? Bravo. Ti ho messo buy stop perché ho detto magari allora, si inverte. Ok, perfetto, quindi allora vediamo. Mamma mia. Sì, ma perché l'H4. Ok, io mi sto già mangiando le mani di aver chiuso tutto 20 punti perché qua ce ne dà di più. Vabbè, comunque la sostanza, la ciccia dell'ingresso del trade qual è? È il livello d'H4, questo supporto d'H4, abbiamo fatto ranging in questa zona per un bel po' di tempo. Poi questo chiuso fake out bullish, sarei entrato subito a mercato se avesse chiuso al di sopra di questo livello, ma ha chiuso al di sotto, allora ho aspettato, perché questo M30 era così, e poi l'ingresso con un buy stop al di sopra di questo massimo qui, quindi nel caso in cui il massimo fosse stato infranto, stop loss, esattamente quello che ho messo, metto la posizione così si vede bene, con l'ingresso in buy stop, il mio take profit era esattamente su questo weak fill, erano 20 punti, su questo weak fill che sarebbe lo stesso ad H1, ok, eccolo qua, questo livello qua, e con la liquidità dell'apertura di Londra, questa resistenza qui mi preoccupava meno, come dicevo prima, nel caso in cui c'è l'approcciasse Londra, potrebbe tranquillamente fare breccia, quindi buy stop, stop loss 10 punti, take profit 20 punti ed è andato. Ti ho mandato invece in chat il setup di Digi30, Digimon. Digimon 30. Aspetta, mi sono perso la chat. Okay. Comunque Gabri, se o chiunque abbia seguito sul trade su Euraudi, così se hai voglia di fare tipo non so un post così taggare la pagina o farlo che ne so su Telegram normale dove vuoi
comunque. Taggare oh, Arato. Ottimo, ottimo. Mi faresti un favore. Allora, qui vediamo tranquillamente l'analisi che è stata... Buongiorno Federico. Vediamo tranquillamente l'analisi che è stata mandata nella chat di Zoom 5 minuti fa. Esatto. Dai, questo più tardi livello, lo faccio. Questo qui è il livello ad H1. Ah, se vuoi farlo anche con GJ, no problem. Comunque. Anche Bruno, eh. Bruno. Qui, ma Bruno lo fa, Bruno è bravo. Bruno è bravo. Bruno è bravo. Perché gli piace, quando va in profit poi mette anche... Anche il comunque voi, io ho chiuso a 40 punti su Euroud. È andato a supporto, ci è arrivato. Perfetto, top. Io sono ancora dentro con l'ultimo break even, voglio provare a vedere se riesco molto a bene. Fare una swingata. Comunque, totale. Zome, diamogli solo la spiegazioncina, sì. Così rimane sulla live. Zome ha mandato, non so se vuoi dirlo tu, fallo tu. Sì. Da stamattina aspettavo che il prezzo uscisse, breakasse quel range di consolidamento all'interno della zona grigia, sia o in vendita o in acquisto. Ecco, forse ho... Ah no, non ce l'ho più perché ho riavviato la sessione Zoom. Se no avevo anche... La chart che avevi mandato all'inizio. Vabbè. Ah, a parte che tanto loro sono membri su Slack, raga, basta andare a vedere sugli aggiornamenti del breakdown, la trovate sì, quella sì. Di stamattina. Sì, sì, lì c'è niente, tutto mandato anche. Apertura di Londra, New York, scusate, l'apertura di Londra, H1 sfonda il livello, bullish. Questo livello qua, 23.600, segnato. Sono andato ad aspettarlo, come sapete, che entro un minuto con richiesta, appena ho visto che la candela bullish è tornata sopra. Creato la wick in basso, esatto. Conferma M1. Ingresso con stop sotto i minimi, take profit verso i massimi del range creato, analisi andata in profit. Ho rischiato un pelino quando ha fatto quegli spike per venirmi giù allo stop, che era un attimino stanco. Il rischio c'è sempre, diciamo, che è calcolato. Mettiamola. Bene, così. Bene. DJ nel frattempo quindi aveva rotto anche i massimi, c'è sempre questo range molto clean a sinistra. Bene. Abbiamo rigettato molto bene questo supporto ad H4. L'analisi, tra l'altro, io l'ho mandato ieri sera su Telegram. Su Telegram ed era ed era così. Allora, fai proprio il zoom out. Here. Mamma mia, gold. Questo livello importante qui che abbiamo fatto il fake out. Guarda G-CAD che... Retest, siamo andati. Che orrendo. GJ sta pushando alla grande, mi sa che non si ferma per quella questione. Cioè, diciamo che allora potrà rimanere in range, magari entro le 11 andare a fillare la zona entro 135-300. Poi la nuova H4 che apre alle 11, creare una wick in basso, perché se notate... Praticamente tutte le H4, come tutte le candele, devono creare una wick in basso per prendere liquidità, per portarla più in alto. Quindi il movimento qua, poi retest e continuazione, magari in pre-New York o in New York, oltre questa resistenza, sulla base del range pulito daily che abbiamo a sinistra. Molto bene, quindi GBP CAD ha fatto tutto quello che ha fatto GJ. Ma lo ha fatto dal basso ed è stato molto balordo perché ha infranto il minimo dell'H1, non di molto, però con lo spread a me uno stop loss lo avrebbe pure colpito. Non sarei mai entrato in buy dopo questa candela. Ecco, io adesso ho paura a guardare GJ perché vedo che GJ cade da sti colpi. No, però GJ sta avendo un po' di pullback. Mi fa Bruno, tu l'hai staccato GJ? Ho lasciato giusto un parziale, messo break even tranquillo. Quindi insomma, ricapitoliamo, abbiamo, no. Dopo lo metto questo. Il recap di Euroud. Stai bravo, zoom. Ok, mi aveva preso il testo. Allora, abbiamo il recap di Euroud, insomma, sì. Mm-hmm. Allora, abbiamo chiamato tre ingressi all'incirca. Il primo è quando questo M30 era bullish, tanto è tutto nella registrazione precedente, con un sell stop al di sotto del minimo della M30 che era in formazione e sarebbero stati fino a supporto una cinquantina di punti, diciamo 40 per essere molto onesti. Poi abbiamo avuto un ingresso che stavamo cercando sul retest in quel livello lì all'over time frame, che ha preso Gabriele, se non mi sbaglio, quindi quando questo M1 ha chiuso
Berish è entrato qui e ha dato anche da lì 35 punti. E poi abbiamo l'ultimo ingresso, che è il più safe, che era quello in sell stop al di sotto dei minimi dell'M15, che era in formazione prima. Quindi sell stop da qui con take profit in fondo al range di una trentina di punti, stop loss di 12-13 punti sopra i massimi della candela precedente. Quindi abbiamo, diciamo, 40 punti su Euroud all'incirca. Poi abbiamo il buy stop su GJ, che ha raggiunto il weak fill ad H1, che era il target, che era questo qui. Poi può arrivare benissimo anche lì, però sicuramente dei profitti andavano presi là, che sono esattamente dal buy stop con lo stop loss sotto i minimi della candela in formazione, 10 punti tranquilli, e take profit di 20, risk reward 1, 2, preciso. E poi l'ultimo trade che abbiamo già spiegato, che è quello su S30, che ha dato, diciamo, il movimento, vedete voi il prezzo per, a seconda di come calcolate, se punti o micropunti, comunque, ingresso 23.600, scusate, 23.657, take profit. Adesso sta continuando a pushare i massimi. Molto bene, quindi, ricapitolando per l'ennesima volta, abbiamo, però io vorrei scrivere un po' più in piccolo e magari in nero. Perfetto, allora, EURAUD, quindi EURAUD sell più 40 punti. Poi GBP GPY buy più 20 punti, e poi l'ultimo è, diciamo così, se non scrivi US 30, okay. Sì, giusto per differenziare un pelino, dai. US 30, e punti come li scrivo? Quello che... Allora, aspetta, facciamo così, almeno leviamo tutti i dubbi. E mi è sparito il testo. Ah no, è che è nero. Me sta per colpire il break even di EURAUD. Sì, allora il testo è lì, anche se è nero e non si vede, spettacolo. Mettiamo un attimo qua. Ma tu sei ancora lì, Zuzu? Ho l'ultimo parziale su EURAUD che proprio dà un colpetto e me lo chiude. Ah. Volevo provare la swingata. Sai, l'ha colpito Zome 23655 l'US30? Aspetta, arrivo 23655. Che era il take profit iniziale, l'ha colpito o si è fermato un po' prima? Giusto per sapere il prezzo. L'ha colpito perfettamente, si è invertito e poi ha ricontinuato. Perfetto, allora anche quello lì è stato colpito. Giusto per scrivere i valori giusti, ok? Così nessuno può dire nulla. L'ha colpito con una candela M1, poi fum, si è subito girata, ma tanto io ero... Stacca, perfetto. Stacca. Non so, Zome, come mettere uno sfondo al testo. Perché non mi dà l'impostazione da nessuna parte. Quello che ho usato Zoom anche quest'estate non l'ho mai trovato. Ci provavo anch'io. Ho appena fatto 2 più 2. Mm. Basta che metto un quadrato, no, in quella zona lì, e mi sono fatto lo sfondo del test. Ok, fantastico. Sto sbagliando tutto. Chiunque abbia cacciato i trade con noi, raga, storia e tag. Allora, intanto non si capisce un cazzo sulla storia. Cosa? Non si capisce niente sulla storia, cioè devo ingrandirlo in modo... No, vabbè, ma non gli devi, sulla storia non gli devi far vedere la spiegazione. La storia serve per far capire che abbiamo lavorato assieme, abbiamo fatto qualcosa di ottimo stamattina, capito? Non è che devi far capire perché hai comprato GJ o perché hai venduto EURAUD o Dow Jones. Serve per far capire che però abbiamo lavorato assieme stamattina, abbiamo ottenuto dei risultati, quello serve. Serve a flexare i profit gang.
Mica infame, mi mette il testo dietro. Eh sì. Allora, io devo fare una cosa, secondo me devo fare. No, non mi fa neanche incollare il testo, ma che palle. Sta facendo alterare. Claire, fa mock. Mettiamo prima il quadrato. Raga, vi condivido su Telegram la distanza perché non, cioè, che ha mancato a prendermi il break-even. La pubblico. Allora, ricapitolando, EURAUD più. Scriviamo pips. Poi. Poi rimane. Quindi era da... Insomma, ripetimi i prezzi dell'indice, che così non esco dal disegno, per favore. Era da 1600, no? Quant'era? L'indice sono entrato a 23.600. Sì, 23.600. Ecco, dollaro più, dollaro meno, perché contate... Ah, 23.659, no? Quant'era? Io il setup... Allora, vabbè, ti quello dico... Del take, però, il take profit che mi hai mandato nella chart di prima, quella che abbiamo aperto. Il TP è 23.655. Vediamo se adesso sto giro me lo porta dietro o me lo lascia lì. Ok. Ce l'ho fatta. Tu dettami di nuovo il tuo hashtag, Tyler. Durden. Ma l'ho scritto male. mi viene malissimo dire Durden così. Però no, Durden non si può sentire. Comunque, GBP CAD, adesso se qualcuno fosse ancora... Adesso siamo in pochi nella live, siamo tutti amichetti, però diciamo, quindi penso che abbiamo già operato tutti, però questo M30 qui che ha rotto tutti i minimi sotto e poi ha invertito clamorosamente, è molto probabile che faccia un retest in questa zona e continui a fillare il range fino alla resistenza, perché è molto pulito qua da sinistra, sta già pushando alla grande, un M5 appena aperta. E ha già rotto tutti i massimi precedenti, diciamo che anche l'ingresso in buy stop sarebbe già stato attivato. Primo target questa zona qui, con questa zona di M5 dove si possono avere dei problemi per queste rigettazioni qua. Secondo target la resistenza. Nel caso più long term in cui questa resistenza venisse, avessimo una chiusura al di sopra di questa resistenza, abbiamo, come ripetevo prima, l'inizio di questo uptrend da mirrorare nella stessa zona. Direi che questo livello può essere preso in considerazione. Intanto preparo le spiegazioni del trade, scrivo tutto. Da mandare su Slack. E ora mi okay, quindi la scusami. Sì, sì. La struttura bullish dell'analisi di ieri sera? Funzionato, la GBP è stato in consolidamento parecchio tempo, però ha iniziato questa struttura bullish dove abbiamo, e si vede bene che abbiamo, allora vediamo se c'è qualcosa che mi fa disegnare, abbiamo punto di minimo, punto di massimo, punto di minimo, punto di massimo, punto di minimo, punto di massimo. E adesso abbiamo fatto il fake out sopra questo livello qui, che è quello segnato nell'analisi di ieri sera, che è un livello molto importante. Abbiamo fatto il fake out, abbiamo preso il nostro ingresso qui. Il nostro take profit da scalper di una ventina di punti è arrivato ed è stato colpito. Però possiamo tranquillamente consolidarci qui e andare a formare un nuovo high da queste parti, diciamo. Troveremo sicuramente difficoltà intorno a questa resistenza, avremo altri retest in questa zona, però il trend è bullish, magari andremo addirittura a ritestare la trend line, ma finché questa trend line non viene infranta, il trend rimane bullish. Spero che siano abbastanza chiare queste spiegazioni con le frecce, non me ne rendo mai conto. Vabbè. Si vede bene, sì. Questo livello qui
che è quello di ieri sera. Che è quello ti conosci di un minimo questa... la materia, Gabbo lo capisci. Che è quello di... Perfetto, che è quello di questa analisi mandata ieri allo stesso livello. Non è stato molto... questo livello qui. È lo stesso che è rimasto qua. Fake out, retest, trade. Ok, bene, questo qui breakdown l'abbiamo fatto in tutti i modi possibili e immaginabili. La sessione di oggi ci ha già dato materiale. M30 qui probabilmente farà quella roba lì. Abbiamo il fake out di questo di questa resistenza qui, abbiamo questo range da fillare, questa candela che potremmo specchiare qui e continuare bullish in questa zona qua. Sicuramente la cosa un po' balorda è ricercare uno stop, in quanto il movimento è partito da sotto tutti i range precedenti. Quindi per cercare uno stop, un trade, si può vedere su time frame un pelino più bassi. SM15 in chiusura, un ingresso in questa zona qui. Indicativamente uno stop loss di una quindicina di punti con un take profit di una quarantina. Però io mi affiderei di più a un buy stop nel caso in cui la nuova M30 venisse giù a ritestare in questa zona, a mettere un buy stop sotto, sopra i massimi. Che nel caso in cui iniziasse ad andare bullish subito senza retest, non dovremmo farci nessun problema perché non avrebbe dato alcuna conferma e nessuna possibilità di entrare con uno stop loss razionale. EURAUD nel frattempo inizierà un po' di ranging all'interno di questo canale qui. Comunque ha fatto degli ottimi movimenti, ma non ha fatto pre Londra, ma si muove veramente tanto, veramente tanto. Ha specchiato tutto e ha rifatto tutto il movimento. Ok, invece niente, perché solo queste tre qua aperte. Qui abbiamo i punti. E direi che la sessione è andata per il meglio. Yes. Notizie in arrivo. Abbiamo qualcosa noi. Dati sulla produzione industriale. Ma niente di importante. Noi e la Grecia rilasciamo lo stesso giorno la produzione industriale. Siamo allo stesso livello. Not stop. Oh, questo qua, oggi c'è un meeting della BCE. No, me l'ero perso prima. Sulla politica economica, vediamo se annunciano qualcos'altro in questa situazione di emergenza. Zome, domani che volevi far sì che oggi fosse l'ultimo giorno della settimana, in più domani è festa nazionale in Australia, quindi AUD, ah no, è NZD e Nuova Zelanda, cavolo, pensavo fosse l'Australia. A me li segna tutti, perché li segna tutti? A me segna che domani sono tutti in festa. Domani è la festa del Good Friday. Sì, vedi che è anche l'Australia. Ah sì, ok, anche... Tutti. Sì, era più in basso solo per una questione di GMT, ovviamente. Mi dà GBP, USD, CAD, Stasera c'è il meeting dell'OPEC pure. La settimana potremmo anche farla finire, perché tra il meeting dell'Europa di oggi... Poi la festa in Nuova Zelanda, festa nazionale in Australia, festa nazionale in Cina. Questo qua che cos'è? Was the report? Boh, non lo so. Festa nazionale anche in Indonesia, Finlandia, ma anche da noi, cioè da tutti tranne che da noi domani è festa. Che festa è? Ci sono tutti i paesi, scusa. Cioè, Colombia, Canada, Regno Unito, Portogallo, Sudafrica, Russia, no, Slovacchia, Svezia, Olanda, Spagna, Norvegia, no, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Finlandia. Cos'è la festa del Good Friday?
Sarebbe Venerdì Santo, dice Investing. Ecco che cos'è, ecco qua, Venerdì Santo. Ma infatti, però non trovavo la bandiera italiana. Ah, ma perché noi saremo sul GMT proprio orario mezzanotte, quindi siamo gli ultimi. Cioè, i primi, no, boh, non ci siamo. Rassegniamoci, non c'è anche cagato. Ci sono tutti tranne l'Italia. Non contiamo una fava. No, ma guarda, veramente. È Venerdì Santo, inizia a mezzanotte, insieme a Germania, Portogallo, Olanda, Svezia, Norvegia, Svizzera, dovremmo esserci anche noi. Ma non ci siamo. Bastardi. Adesso faccio su un bel reclamo. Ci siamo. Ma infatti è qua, ma è Facebook sì, che sta facendo del razzismo. Pensa all'Irlanda. Boh. Che comportazione è questa? Ah, poi c'è la disoccupazione in Canada. Vediamo un po' se risente di sto coronavirus, anche se la previsione è già abbastanza alta. Da un 7,2%, a meno che non saliamo sopra il 10%, penso che non ci siano sballottamenti vari. La richiesta dei posti di lavoro in America, tutto all'apertura di New York di oggi. Altre grandi cose non ne vedo. GDP CAD ha aperto al di sopra, ha creato una wick in alto, ecco, un punto. Per entrare in buy stop e mettere un buy stop sopra il massimo della candela in formazione e poi mettere lo stop loss sotto il minimo della suddetta candela in formazione. Quindi, ad esempio, se arriva fino qua e poi inizia a flippare, avere lo stop loss sotto il minimo. Non consiglierei di entrare a mercato in questo momento qui, perché lo stop loss non sarebbe sensato, si potrebbe mettere sotto i minimi dell'M15, però un pelino rischioso. Diciamo che ci si può giocare il trade prendendo 6 punti in meno, però avendo più certezze, anche perché conoscendo la coppia si farebbe ben pochi problemi questo M15 a chiudere bearish dentro il range, quella dopo a ritestare il livello in questa zona qui e poi a continuare bearish. Dunque bisogna stare molto molto attenti, soprattutto reattivi. Tu ce l'hai ancora aperto, vero? Dimmi di sì, lo screenshot ad H1 di Don Jones, che è perfetto, sì. Che volevo usare anche quello. Se me lo rimandi, non quello, anche questo. Tutti e due, sia questo che l'altro. Uno perché... è H1 e uno del M1, giusto? Te li rimando nella chat. Quello che hai condiviso lì non l'avevo visto. Non mi arrivano le notifiche, non so, alle 9.26 hai mandato qualcosa. Ah, sì. Lo apro? Sì, penso, non mi ricordo, adesso mi sono dimenticato che cacchio era. 10 minuti fa. Boh, vediamo. Sì, ragazzuoli, io vi abbandono. Grazie ciao, di tutto. Ciao Bruno, ci sentiamo più tardi in giornata. Ecco, volevo era farti gold. Vedere il livello chiave, il gold, com'è. Sì, rigettato 1657,500. Vedi, in quel caso... A livello di spread, come stai messo stamattina? Non me lo far guardare, che se potevo prenderlo mi metto. No, ce n'è un botto, ce n'è un botto. Sei, ne ho sei adesso. Ecco. No, ti dicevo, vedi sì, quando anche... dà la prima rigettazione, vedi che dal primo colpo bearish, ok? Questo. Quella sarebbe tipo la mia prima conferma. Appena va a ritestare lì, poi io sarei entrato su quel secondo spike bearish, track, per prendere il movimento continuo. Sì, vedo che non è niente, niente male. Perdonatemi, raga, se vi lagno ogni volta su sta cosa del gold, ma sono fatto così. Vabbè, adesso è una coppia come un'altra. Allora, GBP CAD, come stavamo dicendo, si può fare tranquillamente pochissimi problemi. Ecco, questo qui è l'esatto motivo per cui non dovete entrare a mercato, come dicevo circa 40 secondi fa. Se si entra a mercato qui senza aspettare la formazione di un supporto, si rischia che il prezzo continui a cadere a coltello. Proprio per il motivo che l'M30 non aveva rotto il massimo, quindi o un buy stop nel caso in cui flippasse di nuovo bullish, se no attendiamo la chiusura, aspettiamo un'altra candelina bullish e poi la continuazione. Si chiude dentro il range, si può tranquillamente pensare al fake out.
Anche perché oggi è giovedì e vedo che questo daily è iniziato senza creare una wiki in basso e comunque non ha neanche approcciato i massimi di ieri, quindi potrebbe addirittura flippare bullish se il petrolio oggi pomeriggio avesse un bell'input. Diciamo che c'è anche il meeting dell'OPEC questa sera e se trovassero qualche soluzione per mantenere i prezzi un po' più alti, un po' più stabili, per loro non sarebbe niente male. Ci siete ancora, raga? Ah, Sì, ok, sì. sì. Ma è un piacere, vedi? Questa live di questa mattina è andata molto bene, anche perché io faccio i complimenti ai partecipanti che sono dentro, tutti, Andrea, Federico, Gabriele e Sassa, che sono educati, capito? Perché c'è il momento in cui bisogna parlare, il momento in cui, se siamo in tanti, purtroppo bisogna stare zitti, Esatto. in modo che ci sia ordine. Che ad esempio un trade come quello di GJ, fatto in buy stop, qui richiede sicuramente un livello di attenzione che diciamo che una chiacchierata con bestemmie, risate, urla, Non va bene, non va bene. esatto, non garantisce quel livello di attenzione. Giusto, Così giusto. come non lo garantisce l'ingresso su Euroaud e nemmeno quello su S30 ad M1, meno di tutti. Meno di tutti quello su S30M1, meno di Meno, tutti. direi proprio di sì. Lol. Ma quello non ho capito com'è andato proprio per non disturbare. Bene, Allora, vedo, sì, è no? Sì. andato bene. Praticamente era, insomma, l'ha già spiegato prima, poi hai fatto bene, cioè te l'ho fatto spiegare prima, insomma, così poi ti faccio il ritaglio del pezzo di live, te lo mando e lo puoi fare come post di Instagram, come quello che ho messo anch'io l'altro giorno. Comunque il setup era questa H1 che è un livello chiave, che arriva anche da più indietro, ok? Questa H1 prima è la conferma al trade, ok? Perché ha chiuso al di sopra ed è la conferma del trade. Si scende di time frame quando l'H1 nuova, che è iniziato qui, vedi le 9 e l'ultima è questa qua bella dritta. La candela d'H1 ha aperto, è andata a creare una wick bearish in basso, qui qua siamo al M1. Poi questa M1 ha rigettato e ha chiuso al di sopra del livello, quindi qui c'è il punto di ingresso con stop loss sotto i minimi appena formati, quindi uno stop loss piccolo e il take profit al punto di massimo precedentemente fatto, diciamo, filiamo il range che abbiamo creato 10 minuti prima. Perché in questo momento entrando qui dopo l'M1 abbiamo la possibilità di mettere uno stop loss sensato e un take profit. Invece, se noi volevamo entrare quando questo livello fosse stato infranto senza conferme, non sapevamo dove cavolo mettere uno stop loss e non sapevamo dove cavolo prendere il take profit, ok? Perché non avevamo un riferimento a sinistra. E invece così bisogna aspettare, avere la conferma. Abbiamo un riferimento sia per il take profit che per lo stop loss. Sì, poi ho voluto chiudere veloce perché avevo già il trade su ROD avendo ancora il break-even, quindi ho voluto raccogliere questi ultimi punti fatti e non, anche se potevo mettermi a break-even e ora avrebbe continuato a spingere verso i massimi, ma non c'è problema. Il mio Vabbè. target era quello, ero soddisfatto con quello. Sì, anche perché sennò Out, hai troppa attenzione separata, diciamo, non so come dire. Se hai in out. già due trade attivi. Vabbè, ma ti dico, il break-even ormai non è, è solo più un'attenzione, nel senso perché spero che continui a fare la swingata, però non ha più quel Sì, peso del sì. trade con lo stop loss aperto, capito? Ma quello, diciamo, dipende anche da quanto sei soddisfatto la mattinata. Dici, vabbè, posso Anche anche chiudere tutto e certo, vaffanculo, no? sicuramente. Comunque, ottimo che c'è anche il canale YouTube adesso. Questa è proprio bella questa live perché chi magari se l'è persa così può vedersi tutto il recap dall'inizio, quando magari stavamo guardando e chiamando EuroD, GJ e tutte quelle robe lì, perché magari chi è entrato un po' dopo si è visto già che o un trade era già in profit o che stava già correndo. Invece se ve la riguardate dall'inizio vedete proprio tutto. Io che sono già qui dalle
6 del mattino che aspetto che Don Jones brecchi quella resistenza lì, almeno così ha più senso, ecco. Certo. Euraudi, se andate a vedere su Telegram che vi ho mandato come meme, quanto cazzo si è avvicinato al mio break-even e poi si è invertito e ora sta andando a formare nuovi minimi. Però è arrivato proprio... Se vai a vedere c'è proprio, non so, neanche un millimetro, non so, sarà tipo mezzo tick, neanche. Allora. Su Telegram? Sì. Mandato su con un po' di meme vari, un po' di sticker. Ah, perché... ok, ho visto. Mi stavo alterando perché continuavo a parlare e vedevo che nessuno mi cagava. Stavo diventando nervoso, poi mi sono accorto che mi ero mutato. Non è una novità. Esatto. Di solito però mi succedeva, capito, in Asian, magari alle 2 di notte, alle 3 di notte, ero più giustificato. Vabbè, comunque stavo dicendo, se qualcuno di voi all'interno della chat ha qualche domanda o qualcosina, che sia personale sui propri trade o che sia su quelli che abbiamo preso live, la faccio ora o taccio per sempre, perché io direi anche che la live si può chiudere, perché i movimenti sono stati fatti. Abbiamo questa possibile continuazione, ecco, ora, questo setup per gli amici. L'M15 sta chiudendo bearish, ma non chiude all'interno di questo range, ok? Anzi sì, bastarda. Ah no, aveva chiuso prima? Molto bene. Cioè, molto bene no. Però comunque non ha chiuso all'interno del range, quindi va ancora bene, diciamo. Se la prossima M15, ok, chiude bullish al di sopra di questo supporto, quindi diciamo che chiude anche così come adesso, creando magari una wick in alto da andare a fillare dopo, e poi un body bullish al di sopra del range, ecco che la nostra conferma sarà avvenuta e potremo entrare poi sull'apertura dell'M15 dopo, con lo stop loss al di sotto di questa e il take profit a discrezione personale. Di spazio ce n'è. Chiaro. Però questa è la conferma, capito? Abbiamo il break, abbiamo il retest che non ha chiuso dentro, anche se ha rotto i minimi di questa candela qui, quindi c'è la possibilità che continui bearish, però se vogliamo andare bullish dobbiamo semplicemente aspettare che questa candela formi supporto, che quella dopo vada a ritestarlo e che poi si continui. Madonna, che brutto questo disegno. Se va bullish, se no qua abbiamo già il fake out, qua possiamo scendere dritti a coltello. Fantastico, bel disegno. Sta con questo bello omino qui, facciamogli anche un bel pancione. Io ce l'ho fatta ad aggiornare tutto, finalmente, che devo aggiornare 70 chat diverse, non capisco più niente. Allora, con questo disegno, con tutto il mio talento artistico sfoggiato in un'unica scenografia, vi saluto. E direi che la live la chiudiamo e yes. ci aggiorniamo dopo, scrivete su Slack magari. E buon, a dopo, ciao ragazzi. Buona continuazione, ciao ragazzi. Ciao a tutti.